cosa ci aspetta e quali giornalisti? Allora, il giornalismo che ci aspetta, l'ha detto... Dice, è morto il giornalismo, no? No, l'ha detto bene il vice direttore dell'ANSA, cioè le regole nostre sono regole che devono andare sempre, devono essere sempre le stesse. Allora, intanto sicuramente il giornalista deve essere indipendente, autonomo, umile, deve, se c'è una notizia, deve verificare la notizia, quindi parlare con la fonte. Addirittura la scuola americana ci dice che occorrono 3 verifiche per prima di dare, non basta solo una verifica. Certamente sta cambiando tutto il mondo, soprattutto con l'avvento del digitale. Se tu pensi che in questo momento noi che siamo 7 miliardi di persone sul pianeta Terra, 5 miliardi, 5 su 7 sono interconnesse. Io qui ho viaggiato per lavoro e per diletto nel deserto libico, c'è il wifi e quindi eravamo interconnessi con internet, e quindi è lì che devi creare, devi produrre contenuti, ma non le fake news, contenuti giornalistici, verificabili. Ma io mi chiedo, i nativi digitali da questo punto di vista sono un po' più svantaggiati? Cioè, noi abbiamo una forma mentis e una formazione, aggiungo io, diversa rispetto a loro. Ma guarda che è un tema che va, secondo me va oltre, perché sono anni. Cioè, io dico che nel mio lavoro ci vuole la professionalità, noi siamo dei professionisti, siamo iscritti a un albo professionale, però devi avere la passione come elemento. Invece parecchi giovani oggi al problema del lavoro dicono proviamo con la TV, proviamo con dentro. La... Esattamente. Ma è anche colpa della televisione se vogliono provare con la TV. Ma perché c'è stata una commistione di generi nella televisione? Una cosa è l'intrattenimento, una cosa è lo spettacolo e una cosa è il giornalismo. È chiaro che se tu mi crei questi contenitori dove c'è il quarto d'ora di musica, l'intervista, quello è intrattenimento. E se c'è l'apparire, è quel modo dell'apparire, allora la collega o il collega, no, la televisione ha delle regole che devi saper rispettare, ma soprattutto il problema spesso è questa idea dell'apparire, del lavoro molto superficiale, per cui oggi sappiamo fare, se sappiamo fare la prima domanda, ma nessuno fa più la seconda e la terza domanda. È lì che vedi il giornalista, quando è capace di fare la seconda e terza domanda. Calzare. Un'ultima cosa, ringrazio te a nome del territorio per aver ricordato, ovviamente non solo Daphne, ma anche Antonio Montinaggi, che appartiene alla... Ma sai, io dico la mia unica... Io ho un'unica tessera, quella della Costituzione. Il giornalista deve essere indipendente a 360 gradi. No? Poi puoi avere il tuo punto di vista politico, è ovvio che lo puoi avere, però non devi essere legato, perché se tu hai un'idea politica, un punto di vista politico, il segretario di quel tuo punto di vista devi raccontare il suo arresto, lo devi raccontare, non devi avere lacciuoli. Io mi ricordo sempre, io sono un grande tifoso del Napoli, negli anni di Maradona io stavo alla RAI di Napoli e fui il primo giornalista della RAI, mi ricordo era un TG2 delle ore 13 e io feci vedere la fotografia di Maradona con il camorrista. A me mi piangeva il cuore, ma il giornalista è il giornalista. Perché la notizia è la regia. Grazie. Ti ringrazio, grazie a te. Vado, fermo qui? Sì. Poi dobbiamo montare. Direi che c'è Marco che mi aspetta.